Siamo con la carrellata che insomma, ci accingiamo a fare con i prossimi candidati sindaco di questa comunità, della comunità di Tempio, alle amministrative del 25 ottobre. È con noi Alessandra Amiche. Intanto buonasera Alessandra. Buonasera a te. Alessandra, così come sta succedendo anche con gli altri candidati, la conosco da tanti anni, per cui ci daremo del tu, che è meno formale e sicuramente più Certo. amichevole. E niente. Con Alessandra volevamo iniziare questo percorso. Iniziamo da quella che viene definita da tempo la terza lista. Terza lista non perché sia, diciamo così, quella più scontato che perda le elezioni, ma semplicemente perché è stata la terza a venire fuori, ad avere la luce in questa città per queste prossime amministrative. Allora, Alessandra è un avvocato. Ha quasi 50 anni, a novembre. Complimenti intanto Alessandra perché ti Grazie. porti benissimo. Ed è un evento storico, Alessandra, poi mi correggerai se sbaglio, perché mi sembra che la storia di Tempio racconti che mai c'è stata un candidato sindaco donna. No, Sì, è vero che io lo ricordi, però non vorrei essere. mi sembra di essere abbastanza sicuro anche di questo, che in passato non c'è mai stato. Ecco, veniamo un attimino, Alessandro, a quella che sono in qualche modo una tua panoramica, una presentazione di quello che è stato un po' il tuo passato, perché tu non sei nuova di politica, nel senso che hai una precedente esperienza con l'amministrazione uscente, che è Certo. durata poco, poi ci racconterai quanto è durata, ma soprattutto, diciamo così, eri quasi un destino il tuo, quello di una vocazione, definiamola così, ad un servizio forse tra i più delicati e importanti. Specialmente in questi anni, Per me è più in questi importante tempi, decisamente. che è quello dei servizi sociali, cioè veramente un settore delicato dove ci sono tutte le fragilità, dove ci sono i cosiddetti ultimi, dove ci sono le povertà estreme, che ahimè, questo lo dico fuori dall'intervista, ma semplicemente come dato di informazione, hanno raggiunto dei livelli di guardia veramente importanti qua a Tempio, siamo sui circa 1300-1400 persone a Tempio in estrema povertà. Lo so. Quindi quantificando stiamo parlando di 400-500 famiglie e sono veramente tanti. Un dato allarmante che insomma in qualche modo dà la misura di cosa stia rappresentando questa attuale situazione di crisi. Ecco, veniamo a Alternativa Popolare. Intanto il nome. Allora, Alternativa Popolare perché innanzitutto io non mi sono proposta perché Questo è importante non era dirlo. mia intenzione e non avevo neanche la presunzione di voler fare il sindaco, o meglio, io parto sempre, penso che devo imparare sempre tante cose, io non sono mai contenta di quello che faccio, perché penso che posso fare sempre di più. Quindi io non ci avevo neanche pensato. Quindi il mio nome è venuto fuori, è stato approvato da un'assemblea. La cosa, mi ha stupito perché, in un contesto come questo, dove ci dividiamo tra destra e sinistra, mai mi sarei aspettata che persone che, ideologicamente siano distanti, Quasi all'opposto rispetto a all'opposto, te. anche se destra e sinistra sono Diciamo che due sono facce della solo stessa divisioni medaglia, ecco, geografiche e basta. però mai mi sarei aspettata, forse hanno riconosciuto, io sono sempre stata rispettosa nei confronti di tutti, anche se molti non lo sanno, io per questioni anche familiari ho, come dice un mio parente, le due coalizioni in casa. Ah sì, perché quindi sei di Sì. famiglia bilingue, dai, definiamola Sì, così. perché da parte di madre sono tutti a sinistra, Ecco. quindi da parte di padre no. No. Però io Quando dici no, intendi dire che sono dall'altra dall'altra parte. parte e io forse sono cresciuta, ho respirato quell'aria, ecco. Però quello che vorrei far capire alla gente. Che chi è magari dalla parte dove sto io, diciamo a destra, perché io non l'ho mai No, nascosto, lo non l'ho mai so, nascosto. penso sia una Questo cosa risaputa, non certo. significa che abbia poca sensibilità
verso i più deboli. Certo. Io non avrei mai potuto fare l'avvocato se non avessi questa... Se non fosse così. Certo. Sì, io per esempio sono un avvocato civilista, non... Certo. Riconosco che tutti abbiano il diritto di essere difesi, ma io in coscienza non sarei un buon penalista, non lo potrei fare. Certo. Quindi preferisco dedicarmi... Quindi averti dal principio, insomma, quando ti sei affacciata alla politica nel 2015 alle elezioni... Avevo molta paura. Avevi intanto paura, va bene, però intanto era già quasi destino, il tuo destino sarebbe stato quello dei servizi sociali qualora fosse stata eletta. Non l'ho piovuto dal cielo. L'hai proprio chiesto. Io ho proprio desiderato, io non avevo, a me non piace la visibilità, l'ho sempre detto, infatti ho disertato sempre i salotti televisivi, non però, perché sì, quello che faccio, a me piace lavorare. Sì. Forse per deformazione professionale sono abituata a portare a termine il mandato che mi conferiscono e sono abituata a farlo con molta responsabilità, diligenza, così come dovrebbe essere. E lotto con le unghie e con i denti, questo nonostante la mia timidezza, perché io sono timida, l'ho sempre detto. Fondamentalmente sì. Sì, sono timida, sono molto riservata, cioè se io devo chiacchierare di cose importanti preferisco farlo sottovoce, se invece devo chiacchierare di cose superficiali mi diverto e sto al gioco, ecco, però sono molto riservata, poi per tanti motivi. Mi piace lavorare, è la cosa, l'unica cosa, quello che so fare. Certo. Il mio forse difetto, diciamo, in tutti questi anni, che ho lavorato e non sono riuscita a comunicare quello che ho ma fatto. Ma anche perché c'è questa tua difficoltà, diciamo così. Sì, non mi è mai interessato. Ecco, ad esternare. Però quello che mi ha fatto piacere è che la gente ha percepito quello che io ho fatto, perché oggi non sarei qui. Certo, e a proposito dei servizi sociali, io ricordo che ti ho conosciuto proprio in quella veste là, credo nel 2015, quando in occasione di forse l'inaugurazione di un negozio legato al CSM, adesso prima si chiamava ancora CIM, Centro di Igiene Mentale o di Salute Mentale, che dir si voglia, tu stavi praticamente mettendo in piedi, insieme ovviamente alle associazioni che ci hanno collaborato, ai ragazzi ospiti della struttura, un'attività, diciamo così, di commercio di usato, eccetera, eccetera, una cosa che hai seguito tu dal principio, come tanti altri progetti che però Alessandra poi non hai potuto portare a termine. Molti progetti sono riuscita a portarli a termine, io sono sempre occupata del benessere dei cittadini, di tutti in generale. Certo. Ho cercato di farlo in diversi modi, perché comunque chi si trova in una situazione di disagio ha difficoltà, ci sono quelle persone comunque che non, come posso dire, a seconda di come li aiuti si sentono in imbarazzo. Quindi ci vuole io ho cercato sempre di farlo anche con un'apparente leggerezza, ma era proprio voluta. Sì. Era proprio voluta, quindi sì. Poi ci sono altri progetti importanti ed è per questo che ho deciso di accettare questo grande atto di fiducia. Progetti che hanno sempre un occhio verso i più deboli, verso le persone che per tanti motivi adesso si trovano senza un'occupazione. Quindi tutti i miei progetti hanno sempre... hanno sempre avuto quel fine. Sì, hanno sempre avuto quel fine. Quindi sono progetti reali, quindi scritti, che hanno uno studio di fattibilità e che individuano anche le risorse per poterli finanziare, perché altrimenti noi possiamo sognare, ma se non abbiamo le risorse non andiamo da nessuna parte. Chiaro. Quindi è uno di questi progetti al quale io ho tenuto molto e per il quale mi presero anche in giro, dice tu credi ai politici, io chiesi un finanziamento per l'agricoltura sociale e lo chiesi alla giunta Pigliaru e in particolare all'assessore Caria.
Quando ero in campagna elettorale mi dissero: ma tu stai facendo campagna elettorale a te stessa oppure all'assessore Caria? No, io devo essere corretta e io non ringrazierò mai l'assessore perché ha finanziato un progetto e i soldi sono arrivati e sono rimasti, sono nelle tasche, nelle casse del comune. Quindi non finirai mai di ringraziarlo. Non finirò mai di ringraziarlo perché io voglio continuare questa attività per mettere in atto questi progetti, per realizzarli, per far in modo che questi diventino cosa reale. È una cosa che ti volevo chiedere a tal proposito. Abbiamo detto quanto a volte la politica, quando si sente, quando ce l'hai dentro, come ce l'hai tu in qualche modo, ma siamo sempre rivolta a quella, per quegli scopi là, nobilissimi, sociali, eccetera. Quante volte non viene poi usata, strumentalizzata, strapazzata, stracciata, delle volte anche, definiamole dalle male lingue, cioè nel senso di dire, ti faccio soltanto un esempio per essere ancora più chiaro, dietro il gruppo che ti ha nominato candidato sindaco c'è il lavoro di tante persone che hanno occupato l'ospedale, alcuni, non tutti ovviamente, però ci sono delle persone che sono state poi volgarmente e anche vigliaccamente accusate di strumentalizzare questa lotta per fini elettorali. Quindi ritorniamo su quell'argomento. Ma io, quel giorno, quando andammo con tutto il consiglio comunale, forse fui l'unica a dire che io li ringraziai perché erano riusciti dove la politica aveva fallito. Certo. Ed è per quello, io avevo seguito un altro percorso in questo anno e sono finita con le persone che sono più vicine a me nella che lotta. Sono le più lontane del mondo da un punto di vista ideologico, diciamo così, ma ideologico. Nella lotta negli ideali no. Negli ideali no. Io dico questo, prima viene il Tempio, prima viene la mia città e poi viene tutto il resto. Ecco, una frase che hanno detto anche tanti altri, tranne no, beh, io, carne, però io, no, ci guarda, sta che si dica, conoscendoti sappiamo che sei sincero. No, ma io guarda, tutto quello che dico lo posso sempre dimostrare. Ecco, sì. Lo posso sempre dimostrare perché ce l'ho certo. Prova scritta. Veniamo Alessandra, giusto per dare anche un'idea, insomma, a chi ascolterà questo video, questa intervista, sulle proposte, sui progetti, sulle idee di questa alternativa popolare, di questa lista che si accinge a questa competizione elettorale. Quali sono le priorità, quelle che ritenete fondamentali in questo momento? Per il gruppo si sa che la sanità, l'ospedale. Per una buona parte del gruppo. E per me la stessa cosa. E le spiego perché, per motivi anche personali. Io non mi sento vittima, ecco, però le voglio precisare che io ho dei seri problemi di salute. Io questo lo vivo come un dono, sono un po' come i ciechi, non hanno la vista, ma sviluppano altri sensi. Per me il mio problema di salute è stata. Il mio problema di salute è, la mia migliore, è il mio migliore amico. Avere per alleati la malattia è una frase che a me piace molto. È il mio migliore amico perché è quella che mi dà la forza. La mia malattia ora è in remissione. E mi dà tanta forza e può aiutare tante persone, anche il mio modo di affrontare la vita, di affrontare. A volte si fa scudo della malattia per proteggersi. No, io invece guardo. A volte si usa quasi come un'arma silenziosa, sì, però si usa. Ma io sono molto coraggiosa, non ho paura di niente. Dicevi Alessandra, quindi la sanità, ovviamente, visto anche un po' la vocazione del gruppo che ha portato avanti il progetto. Sono stata male, sono stata trasportata d'urgenza a Sassari, quindi io sono vittima di malasanità, sono stata un mese in rianimazione. Devo ringraziare i medici della rianimazione dell'ospedale civile di Sassari perché mi hanno riportato in vita quando in un altro reparto non sapevano che pesci prendere. Quindi devi dire grazie alla sanità, quindi la sanità diventa anche per questo quasi un obbligo l'umanità morale. E anche l'umanità degli infermieri, perché non bisogna dare tutto per scontato. Io ho avuto, io non ero in grado di fare niente perché non muovevo neanche un arto, avevo polmonite, pleurite, pericardite, rigidità di tutto e di più. Quindi ho sofferto come un cane e quel momento non lo vorrei rivivere.
Non lo vivrai, sì, in remissione, sì. Però pensare, io ho, allora io ho la forza di andare avanti, pensare, certo, che altre persone possano trovarsi nella mia stessa situazione, certo, e non poter andare avanti è un problema, anche perché curarsi costa. Ecco, quanto manca, questo te lo chiedo, diciamo così, come domanda che faccio spesso, quanto manca in questa società, non a tempo in particolare, ma in generale, il senso civico, il senso dell'altruismo, della generosità, della capacità di mettersi in sintonia, in empatia con chi sta male? È un qualcosa, un sentimento che tu vedi mancare negli ultimi tempi, o lo vedi sempre vivo e presente? Allora, i tempiesi sono molto generosi. Da parte dei tempiesi lo vedi presente. Molto generosi, e l'abbiamo visto anche quando, per quella questione di cui tu ti sei occupato, quando nel periodo Covid c'erano delle persone senza acqua. Ecco, questa è una delle tante cose che poi avremmo toccato. Ecco, tra i tanti impegni, questo mi va di dirlo, a me non ti sto facendo né campagna elettorale personalmente né nulla, ma devo dare a Cesare ciò che è di Cesare, quindi vi dire le cose come stanno. L'avvocato Alessandra Amic in determinate occasioni ha buttato veramente il cuore oltre l'ostacolo, facendo sì che delle persone, ahimè, poco abbienti, disperate, senza soldi di nessun genere, senza nessuna risorsa, riavessero un bene fondamentale e primario qual è l'acqua, che nelle loro case mancava, ed è mancato proprio in un periodo, diciamo così, cruciale della vita di tutti, dove si parlava soltanto di igiene, di continuo lavaggio delle mani, eccetera. Questi manco le mani potevano lavarsi perché non avevano l'acqua, ed è stato un periodo infernale. Un pericolo tutti noi. Un pericolo loro e di tutti noi, perché poi le infezioni potevano anche essere, diciamo, in qualche modo trasmissibili da loro ad altri. Ecco, tu hai fatto in modo che certe situazioni limite, veramente disastrose, insomma, in qualche modo venissero risolte, e lo hai fatto. Lo hai fatto tu a Sponte, lo hai fatto senza... Come consigliere comunale. Quindi l'attuazione era da consigliere comunale, ma in parte anche da legale, perché comunque conosci le leggi, le competenze giuste. Anche perché tutti conosciamo a Banoa, quindi sappiamo, infatti questo è il problema dell'acqua, è un problema di cui il mio gruppo si occuperà. Per me è una cosa fondamentale. Senti, ma non sarebbe ora che veramente si tagliassero i cordoni con questa SPA che in qualche modo non è che abbia brillato per presenza? No, diciamo che correttezza e buona fede sarebbero opportuni. Lasciano un po' a desiderare, sarebbe anche opportuno. Sì, per me è importante studiare proprio la possibilità di uscire da Banoa, perché l'acqua è un bene essenziale e su certe cose io non transigo. Guarda, io ho, ripeto, tante cose da imparare, ma una cosa la posso garantire: io lotterò con le unghie e con i denti. Mi sembra di aver già sentito queste parole in altre occasioni, è sempre da te. Abbiamo parlato di sanità, poi viene giustamente anche il problema cruciale di questi ultimi 10 anni, per non dire 20, che è quello del lavoro. Un lavoro che non c'è, un'edilizia che si è fermata, a catena si sono fermati gli artigiani. Sembrerebbe quasi, questo te lo dico quasi come una provocazione, perché comunque è nel dire comune, insomma, nel pensare comune di tanti, sembrerebbe che Tempio fosse soltanto una città dove si deve andare al bar, o si deve andare al ristorante, o in pizzeria. Sembra che, o poi vabbè, quando è il periodo anche il carnevale, che mi sa che il prossimo anno non ci sarà per queste ragioni sempre di emergenza sanitaria. Non c'è modo comunque di fare il carnevale. Io ho pensato ad un progetto che può essere una risorsa per il territorio, anche se non si fanno le sfilate. Certo. Sì. Questo poi sarà... Ma concordi con me che ci sia veramente, secondo un'attenzione... Un appiattimento su determinati settori, sì, mentre sugli altri si viaggi veramente con lunghezze onda differenti. La gente ormai è rassegnata, non crede più a niente. Io li capisco, perché comunque c'è una situazione
drammatica. Certo. Ognuno sta pensando ai fatti propri, diciamocelo, ma come potervi dare torto se hanno problemi economici, se hanno il problema familiare, se hanno il problema di salute? No, assolutamente. È difficile non comprendere. Ecco, quindi, quello che io vi propongo innanzitutto è ascoltare la gente. Io preferisco incontrare le persone a tu per tu che vederle magari dal farmi inquadrare da una telecamera, perché non mi sento a mio agio. Ma lo sì, assolutamente, posso dire. Sono ispirata. Hai tanto da dire, giustamente. Quindi, perché in tutti questi anni sono stata abbastanza ritirata, ecco, quindi... Sì. Però forse anche perché avevo poca esperienza, io sono abituata a parlare di cose che conosco, non di cose che non conosco. Quanto ti dispiacque quando nel 2017 fossi estromessa da quell'incarico di assessore ai servizi sociali? Allora, da un punto di vista personale, lasciamo stare la politica, che qui gli appartori non c'entrano non davvero poter nulla. Andare avanti i progetti, certo che dispiace, però ci tengo a chiarire una cosa. Io sono contenta che sia andata così. Perché? Perché io ho imparato tanto nelle difficoltà. Ero sola e sono diventata più forte. Io non ho mai chiesto la protezione di nessuno. Come se fosse una malattia. Cioè io mi sono curata da sola e non ho voluto che nessuno mi aiutasse, neanche nonostante la mia famiglia era sempre vicina. Io non accetto le intromissioni di nessuno. Io sono libera, a casa mia lo sanno che nessuno può dirmi quello che devo o non devo fare, mi danno dei consigli. Certo. Senti, siamo più o meno, anzi abbiamo già superato la metà, perché abbiamo cercato di contingentare più o meno il tempo in mezz'ora a disposizione tua, ma sarà mezz'ora anche a disposizione degli altri candidati sindaci, se ovviamente accetteranno, ma non ho dubbi per pensare che accadrà, che insomma... Comunque l'ultima cosa sarà, giusto per completare il discorso, poi passiamo ad un altro. Io sono contenta di collaborare con questo gruppo, perché a me piacciono le persone leali, oneste intellettualmente, corrette, e non piacciono le persone aggressive, mi piacciono le persone educate, e loro... Diciamo c'è un bel mix anche lì dentro. Sì, però qualcuno dice che sono troppo aggressivi. Purtroppo quando si dice la verità... La verità... Lascia sempre molti cadaveri. Ma i cadaveri di persone che evidentemente valgono poco, perché sono, diciamo così, quelli che hanno determinato una certa rabbia da parte di chi ha pronunciato certe cose. Veniamo a questa lista, una lista che è assolutamente civica, assolutamente trasversale, e tu sei la più ampia dimostrazione. è che in qualche modo rappresentanti di vari settori, di vari ragazzi, giovani, dimmi, perché senza dirmi nomi, perché nomi li sapremo fra un po'. Persone che hanno carattere, che hanno ideali. Qualcuno considera il mio essere idealista un difetto. Io dico, persone ideali e che hanno un ideale hanno scritto libri, hanno scritto poemi. Sono morti per questo. Se andiamo in altri stati, in America per esempio, nel senso sono idealisti, sono un forte senso della patria, trovi la bandiera in ogni posto. Noi forse italiani e noi sardi dovremmo imparare da loro. Certo. Un po' di idealismo in più non farebbe male. E senso della patria forse non ci farebbe male. Bene, tocchiamo più o meno, diciamo così, gli ultimi aspetti di questa tua candidatura. Parliamo a carte scoperte, nel senso numerico, ecco. I numeri insegnano tanto. Nei precedenti due quinquenni, quindi 2010 e 2015, nel 2010 la lista di centro-sinistra vinse perché nella lista di centro-destra si determinò una frattura.
tant'è che ci furono due liste, una che era capeggiata da Francesco Guarnenti e l'altra capeggiata da Francesco Marotto. Addirittura nel 2015 furono quattro, quando vinceste voi, allora tu facevi parte della giunta Biancareddu, in quelle quattro liste, una chiaramente di orientamento centrodestra, l'altra di centrosinistra, c'era poi una lista dei 5 Stelle che non ebbe tanti consensi e un'altra quarta lista che era capeggiata da Salvatore Sasso, dal dottor Salvatore Sasso, che prese ancora meno consensi dei 5 Stelle. Ecco, questa frammentazione, non c'è il rischio, chiaramente mi rivolgo ad una persona che in questo momento è trasversale, quindi non c'è il rischio che una frammentazione di forze in qualche modo progressiste, anche se poi dentro ci sei tu come candidato sindaco, e la lista, diciamo così, di orientamento centro-sinistra, consegnino la città nuovamente agli stessi amministratori uscenti? C'è questo rischio, secondo allora, il tuo parere? Io non ho questo timore e non, neanche ci penso, non ho paura di perdere, certo. Mi metto in gioco, io sempre ho detto una cosa, preferisco perdere con onore che vincere con disonore, quindi per me questo sarà comunque vada una bellissima esperienza, perché lo vivo come un atto di fiducia immensa. Poi la gente farà quel che crede, io mi affido ai tempiesi, non penso a quanti voti posso prendere, anche se qualcuno ha già fatto pronostici, non ho pregiudizi. No. Semplicemente basato. Però una cosa la vorrei dire, senza rischiare di essere presuntuosa. Io forse sono l'unica che sa interloquire con i diversi colori politici. Il fatto stesso che tu lo abbia già fatto e abbia... con il rispetto. Certo. Che altri non hanno. Una dimostrazione in più, perché quando gli elementi della battaglia sono comuni, non c'è destra, non c'è sinistra, lo hai detto in premessa molto bene. E non mi spaventa neanche che qualcuno possa dire lei ha tradito, non mi interessa questo, perché non lo vivo come un tradimento, prima di tutto hanno tradito me, quindi io non lo vivo come un tradimento, io farò sempre la cosa che ritengo giusta, certo, per me e per le persone che mi stanno vicino e in questo caso anche per i cittadini, quindi mi rifiuto di fare delle cose che vanno contro i miei principi. Quindi a prescindere dall'esito delle elezioni, Alessandra Amic ha vinto comunque. Per me è una vittoria personale, certo. Anche un solo voto per me è un atto di fiducia immenso. È un modo di ragionare nobilissimo. Guarda, che però denota anche la tua semplicità. Io mi sono detta questo, faccio quello che mi fa star bene. E mi creda, io penso che la mia serenità traspaglia. Cioè un'ultima cosa. Io sono serenissima. Un'ultima cosa, quanto ti è costata questa scelta così sofferta? Perché io ti sto pedinando e ti sto seguendo da tanto tempo, te come anche gli altri, insomma, per sapere un po' di indiscrezioni. È soltanto tre giorni fa, hai sciolto le riserve e hai deciso mi candido io perché il gruppo ha scelto me. Quindi hai accettato questa investitura che insomma ne senti tutta la responsabilità e lo stai anche confermando con quanto dici. Quanto ti è costato anche a livello familiare? Hai avuto dissidi, hai avuto problemi? Il tuo marito, la famiglia, tuo padre? Mia madre forse è l'unica persona che mi ha detto vai avanti. Magari qualcuno mi ha detto ma ancora non ti sei stancata. Io... Poi vabbè, hanno accettato, però sanno benissimo che io decido in autonomia, anche perché la mia famiglia non è una famiglia che va alla ricerca di voti. Io sinceramente ho un po' difficoltà a chiedere il voto, ma non per presunzione, perché io so che la gente ha tanti problemi. E andare a invadere la privacy delle persone un po' mi pesa, faccio molta fatica, quindi io lo chiedo adesso. Il voto alle persone, anzi più che il voto la fiducia, poi la gente farà quello che crede, cioè il fatto di fare il porta a porta, non si mette la gente in imbarazzo perché la obblighi a dirti un sì
E poi magari fanno tutt'altro, quindi io preferisco lasciarli in tranquillità. Ma ho partecipato anch'io a qualche tornata elettorale, credimi che da quelli che erano i sì spuntati sugli taccuini di ciascuno di noi, poi alla fine devi Poi fare la metà della metà, è devi vero che il averlo. voto va chiesto perché c'è sempre quella persona Sì, che si sì, sì, aspetta, sì, sì. vuole che tu glielo chiedi. Forse anche perché sono le dinamiche dei piccoli paesi, ma una cosa posso assicurarla e penso di averlo fatto sempre. Io i diritti sono diritti e non sto a guardare se quella persona mi ha votato, se quella persona non mi ha votato, se quella persona è a destra, se quella persona è a centro, se quella persona è a sinistra. Quanto ha pesato ad Alessandra Amic il fatto che quelli che tu chiami diritti, in questi ultimi anni molti li abbiamo visti come privilegi o concessioni? E beh, io questo non. È insopportabile per mio conto, Per, però sì, per anche molte per persone è me, stato così. anche per me è insopportabile perché, infatti, è questo che io vorrei fare. Rubo una frase ad una persona che scrisse: il mio desiderio è questo, traghettare un comune vecchio modello, vecchio stile, verso un comune moderno, quindi più vicino al cittadino. Cercare di fare in modo che il cittadino possa anche dire all'amministratore, a chi svolge il proprio lavoro presso un comune, anche segnalare quello che non va, perché quello, accettare le critiche ci fa crescere, ci fa migliorare. Certo, un'ultimissima cosa e poi chiudiamo. Quando si fanno un po' i sondaggi, insomma, in qualche modo elettorali, ognuno li fa a modo suo, chiaramente non avendo a disposizione strumenti sofisticati di indagine, viene fuori sempre l'idea che la politica veramente è sempre più distante e più lontana dai cittadini. Ecco, credo Vero. che uno dei vostri compiti come gruppo, anche per aver letto i vostri documenti, quello che avete, che avete espresso in questi giorni, ci sia proprio un tentativo di andare a recuperare quelle persone insoddisfatte che non vanno più a votare, non dico obbligarle, ma in qualche modo convincerle che c'è una speranza, una possibilità. Certo, infatti la mia richiesta di fiducia va a tutte quelle persone che ormai hanno perso le speranze. Certo. Io mi rivolgo proprio a loro, Certo. perché quelli che andranno a votare, si sa, voteranno per amicizia, C'è il voteranno giro delle per famiglie, tanti, per chiaramente, tanti motivi, ma certo. giustamente perché poi uno deve votare anche il familiare, ci Certo. sta, io non andrei mai a chiedere i voti al parente di un candidato, non lo farei mai, Dell'altra, no, non lo certo. farei mai Sì. per correttezza, io ho anche amici cari che sono candidati nell'altra lista, quindi. Certo, ma tutti più o meno ci hanno amici da tutte le Sì, ma parti. io non sono una che fa gli sgambetti a nessuno, non mi piacciono le pugnalate, non le do le pugnalate alle spalle e non mi piace riceverle, però quando le fanno a me sanno chi trovano perché io di certo i pugnali me li so togliere dalle spalle. Bene, era Alessandro Amic, candidato sindaco della lista Alternativa Popolare, che parteciperà alle elezioni comunali del 25 ottobre. Grazie Alessandra, in Grazie bocca a lei. al lupo.